Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Ho deciso di fare questo video, che è una sorta di video di servizio, che vi potrebbe essere utile per capire quali sono le fragranze di Montale nelle varie famiglie olfattive che vengono scelte più spesso. Una selezione di più di 10 fragranze, però scriviamo top 10 perché è un po' più semplice, però ce n'è qualcuna in più, perché così riuscite a entrare nel merito magari di questa marca se non sapete che cosa scegliere o se non sapete come orientarvi, perché Montale tra l'altro è una marca particolarissima, perché si parla veramente, io credo, di un centinaio di fragranze esistenti, quindi veramente tantissime. Tra l'altro non tutte vengono distribuite in tutte le nazioni del mondo, vengono selezionate. Io vi avevo già fatto vari video che vi linkerò quando vi citerò fragranze appunto di cui vi ho già parlato. Ve li divido per famiglie olfattive e sfaccettature, proprio perché così è più facile orientarvi, un po' come avevo fatto per la top 10 di Lush, perché magari non essendoci questo tipo di descrizione, questo tipo di suddivisione, può essere più facile proprio per voi anche capire di che cosa si sta parlando. Bando alle ciance, andiamo subito con la prima fragranza. Vado a prenderla. Beh, questa credo che sia una delle fragranze proprio super best seller, perché parliamo di Blackwood. È stato forse sì uno dei più importanti profumi che ha sancito il successo dell'associazione Wood e Rosa. Tra l'altro una particolarità di questa fragranza è proprio la persistenza, cioè di come queste fragranze, come Montale si è associato alla persistenza, credo che questo sia un qualcosa che lo ha reso famoso, oltre che al prezzo, perché Oud comunque sapete essere una nota molto costosa, invece queste fragranze ruotano attorno agli 80-140 euro. Vado sempre per cifre molto generali, perché oggi si trova di tutto su internet e di più. Vi metto un link in basso di un sito affidabile da cui comprare, proprio perché su Instagram abbiamo affrontato questo problema dei falsi, non falsi, eccetera eccetera, e quindi ho deciso di fare questa cosa, visto che non tutti trattano tutte le marche. In questo caso trovate sotto il sito di una profumeria di Thiene che ha un e-commerce affidabile, creato con spese di spedizione gratuite, almeno siete sicuri che il prodotto che vi arriva è un prodotto corretto, originale, perché sono dei distributori, ben tenuto, insomma tutte quelle cose che ovviamente a chi acquista online le fragranze interessa. Se non foste felici della persistenza di Blackwood, Intense Blackwood invece è la versione ancora più intensa, quella inserita dopo, perché diciamo qualcuno magari voleva ancora più persistenza. Montale vanta veramente tantissime fragranze all'Oud, quindi trovate tantissime associazioni di Oud e altre cose, ma Oud e Rosa è quella che ricorre di più ed è una forse delle più azzeccate a chi piacciono gli Oud tendenzialmente orientaleggianti, noi occidentali diremmo dal sentore proprio orientaleggiante. Oud sapete essere questa nota legnosa resinata che già è molto avvolgente, ma con la rosa gli dà proprio un guizzo molto più tendenzialmente appunto orientale. Siamo sempre tra le fragranze legnose con una fragranza che invece vi porta nel mondo del vetiver. Questo è Red Vetiver ed è, sapete, famoso come nota per fragranze come il vetiver di Guerlain piuttosto che il Terre d'Hermès. Più nell'area di Terre d'Hermès infatti entra Red Vetiver, cioè un vetiver più resinato, più incensato, quindi il suo aspetto affumicato si unisce a una nota più aranciata, quasi liquorosa, e diciamo che esalta proprio in questo connubio un sentore più ambrato. Devo muovermi perché sono veramente tanti. Se si parla di sentore ambrato in ambito legnoso, non possiamo che parlare di Pure Love. Ci richiama questo profumo un mondo proprio legnoso, fresco, ma anche appunto ambrato, quindi avvolgente, e secondo me saranno molto felici tutte quelle persone che una volta nella vita hanno utilizzato One Million. Quindi parlo proprio a voi, voi amanti di One Million, siamo nella stessa area olfattiva, quindi Pure Love, se non l'avete mai considerato, un girettino con Pure Love potreste provare a farlo per godere di una fragranza
abbastanza di nicchia, profumo proprio che potete utilizzare ed è solo vostro e non è il solito One Million, quindi... Quanto vi ho tediato e vi tedierò ancora, vi dico, con il patchouli. Anche Montale fa il suo ed è Patchouli Leaves. Sicuramente patchouli famosissimo per la persistenza, ma anche proprio per la particolarità di un patchouli appunto un pochino più ambrato. Abbiamo visto che i patchouli prevalentemente sono aromatici e invece in questo caso abbiamo proprio la dolcezza di note ambrate che riescono ad esaltare ancora di più, a far persistere di più le caratteristiche così magiche, così eccezionali del patchouli. Ovviamente lo dovete amare, se non vi piace il patchouli, occhio! In area sempre legnosa, ma ci spostiamo in qualcosa che comunque va più per la stagione calda, e questo è Embrun de Sawira, cioè schizzi, spruzzi di mare ad Essaouira. Infatti si parla proprio di un profumo dalle note marine con una base legnosa interessante. Di solito i profumi marini sono prevalentemente agrumati, qua non vengono citate note agrumate, però tendenzialmente l'idea, il mood che avete è proprio questo. Quindi non vi aspettate una persistenza infinita in questo caso, ma proprio è tipico di questa categoria di profumi. Se vi piacciono le note marine, se vi piacciono i vari REM, i vari Profumum Roma, Acqua di Sale, tutti questi profumi qua, provate anche a vedere se Montale di questi vi può andar bene. Tra le fragranze di Montale, questo è sicuramente un profumo a cui io voglio molto bene. Avevo fatto appunto una recensione in cui ero rimasto un po' sul chi va là, perché comunque un profumo che si chiama Intense Caffè, con dentro note di caffè, una base di vaniglia, quindi un profumo che fondamentalmente può richiamare un cappuccino, nell'idea, se solo uno si fermasse a leggere, può destabilizzare. Invece Intense Caffè credo che sia proprio il successo del momento, quindi in questo momento Intense Caffè è forse il profumo di Montale che sta attirando un pochino di più l'attenzione, ma tra i tanti, perché anche prima vi parlavo di Blackwood eccetera eccetera, ce ne sono veramente tanti che sono profumi insomma un po' chiacchierati, cioè sono profumi del momento. Anche lui esce con una versione un pochino più intensa, persistente eccetera eccetera, che è Ristretto Intense Caffè. Carino Intense Caffè Ristretto, meglio che Espresso. Guardate, loro intrigano. Tra l'altro una cosa che mi ha colpito, e qui infatti adesso svoltiamo e andiamo più in ambito femminile, è che Intense Caffè nasce come femminile ma si sta rivelando assolutamente unisex, specialmente magari anche nella versione ristretta, che comunque contiene delle note legnose in più. Sapete che per far durare un profumo di più non basta cambiare la concentrazione, ma bisogna anche cambiare la composizione, e quindi infatti note legnose di fondo in più per far durare di più questa fragranza già così di successo. Le persone, prevalentemente donne, che conoscono Montale già da tanti anni sicuramente hanno iniziato, o comunque un giro l'hanno fatto, con Roses Musk. È un profumo che credo proprio sia stato uno dei pilastri, e forse lo è ancora, di questa marca. Roses Musk, come dice il nome, questo è anche bello di Montale, la sua essenzialità, la sua semplicità, dal packaging che comunque è molto carino e riconoscibile e richiama proprio il metallo dove vengono tenuti gli oli essenziali nelle case essenziere, a le non frivolezze di questo marchio, ma comunque riconoscibilità e bellezza. Montale va al sodo, e quindi il Roses Musk, boom, va diretto proprio nell'area di successi come Narciso Rodriguez Forer, per dire. Quindi un profumo fiorito, fruttato, muschiato. Siamo anche qua, un po' nella stessa area, che viene intensificata ancora di più dal nostro Intense Roses Musk. Quindi comunque, per chi appunto non fosse già abbastanza felice di Roses Musk, boom, ecco la versione ancora più intensa. Ma come non essere felice, perché comunque questo profumo, sicuramente all'epoca del successo, perché poi
partiti come al solito mille commenti su internet, no, Montal non dura più come una volta, eccetera, cioè veramente leggo sempre di tutto, io mi astengo a commentare, quello che vista la soggettività sempre dell'argomento, a volte anche l'oggettività, ma Montal credo che fermi chiunque e chiedi Montal dura poco o dura tanto e ti dice subito che dura tantissimo, ditemelo! Commentatemelo, ditemelo qua sotto, così aumentiamo anche noi questo tipo di battage. E Roses Musk però assolutamente è lui. E sempre nel mondo fiorito, ma che cosa abbiamo qua se non Pure Gold? Invece qua entriamo in un'area fiorita di bouquet fiorito. Tra l'altro, ecco, è un po' che non facevo questa cosa. Bouquet fiorito che potete liberare togliendo questo gancetto. Una particolarità di Montale è questa, che appunto non abbiamo tappo ma abbiamo il gancetto, e quindi il nostro Pure Gold è fondamentalmente un profumo che ha note di neroli, e quindi questo sentore di pulito, questo sentore di buono si unisce anche a un'idea più agrumata di mandarino, di albicocca, muschio bianco, vaniglia, patchouli, note che vanno proprio a creare, essendo quelle che vengono scritte proprio dall'azienda, un'idea che si sposa olfattivamente, che ci riporta magicamente a un mondo tipo J'adore, Chanel numero 5, quindi quei bouquet fioriti così importanti, così sdolcinati, così puliti. È sicuramente un profumo magari un pochino più da signora, senza scomodare i profumi Chypre ancora, ma può piacere veramente anche a ragazze più giovani. Piacevole, primaverile, ma anche portabile tutto l'anno, Pure Gold, alla luminosità proprio dell'oro, e quindi ci sta benissimo questa bottiglia che vedete avere proprio questo colore. Con questo profumo che si chiama Vanilla Ecstasy entriamo a gamba tesa negli ambrati orientali. Dico a gamba tesa perché gli ambrati secondo me sono, sì, sono i profumi di questa famiglia olfattiva che più magari colpiscono. Infatti ce ne sono proprio vari, a parte lo stuolo di vaniglia, di cui questa è solamente una, e sono partito proprio dalla vaniglia perché secondo me chi ama la vaniglia, che di solito, come abbiamo detto più volte, va sempre a cercare una vaniglietta un pochino diversa, a cercare un'idea tropicale un pochino diversa, oltre ad aver fatto uno o molti più giri con profumi di Montale, che ha veramente tante vaniglie, quindi aiuta, diciamo, a soddisfare proprio il palato, o forse, diciamo, il naso più difficile. La vaniglia, si sa, ha un'ottima persistenza, la difficoltà è farne percepire la stratificazione. E qui, ecco, forse possiamo fare una piccola critica, perché comunque queste vaniglie sono super persistenti, ma a livello di stratificazione, di layering, di note olfattive che ti fanno continuamente annusare il profumo, però piace, e chi ama la vaniglia, un giro di vaniglia e Montal sicuramente appunto se l'è fatta. Ma in questo ambito di dolcezze così un po' caramellate, buone e compensative anche, come piace chiamarla a me, ecco qua Mucalat, a me piace proprio tanto. Guardate, me lo metto, non è assolutamente maschile, ha un colore veramente molto importante, ma Mucalat per me è super regressivo, mi ricorda tantissimo quei libri profumati che avevo quando ero piccolo, perché sì, ebbene sì, già le storie mi venivano raccontate in libri profumati, avevo tutti questi libretti che ho ancora da qualche parte, buoni, piacciono, sa di astuccio, sa di questa cosa qua, però buono, portabile, è anche questa una vaniglia con note di fragoline di bosco, mandorla, muschio bianco, mi piace anche tantissimo la confezione. Dovete amare la vaniglia, dovete amare i profumi sdolcinati. Ma quando si parla di ambrati orientali si parla anche di ambrati fruttati fioriti, che sono i profumi alla Hypnotic Poison. In questo caso questo profumo mi ha ricordato tanto l'area olfattiva di Midnight Poison. So che tante di voi sono rimaste orfane di Midnight Poison, e quindi vi consiglio di andare magari a sentire Blue Amber di Montal. È proprio
quell'idea, cioè quell'idea un po' avvolgente, un po' fruttata, un po' dolce, che ha questa fragranza, ma in un giardino fiorito. Quindi grande femminilità, grande sensualità per questo profumo, ma anche eleganza, perché comunque è un profumo di Montal da una grande persistenza che potete indossare e potete proprio riprovare e riprovare, cioè può diventare proprio il vostro profumo. Grande fedeltà quindi per Blue Amber di Montal. Dai bouquet fioriti passiamo ai Soliflor. In questo caso vi ho preso il profumo dell'iris. Questo è Intense So Iris. Sapete l'iris essere molto borotalcato, polveroso. A chi piacciono proprio queste fragranze, magari a volte non lo sapete, magari non sapete che la maggior parte dei profumi che usate hanno dentro iris, ma se vi piace il sentore cipriato, eccolo lì. Intense So Iris ve lo mette in scena proprio con facilità e con grande persistenza. Molti di voi magari che hanno utilizzato Lorenzo Villoresi, Tenden Edge per dire, o magari l'infusion di Ris di Prada, oppure magari un Histoire de Parfum 1889. Se vi piacciono questi profumi che hanno proprio questo sentore polveroso, eccolo qua, Intense So Iris, con difficoltà riuscirete ad abbandonarlo. Altro Soliflor, però in questo caso più tropicale, che vi porta di nuovo nel mondo delle vaniglie, è Intense Tiare. Intense Tiare contiene sia Tiare, quindi questa gardenia tropicale, così piacevole, così gustosa proprio, così estiva, unita ad un gelsomino, quindi a un altro sentore fiorito su una base di vaniglia. Oh, che bontà, veramente Intense Tiare, particolare, deciso, senza mezzi termini, proprio con questa idea fiorita, molto prepotente, però così piacevole, perché è un attimo proprio sentirsi in una vacanza ai tropici. Dai fioriti passiamo ai profumi Chypre, quindi fiorito, legnosi, sono i profumi proprio di quella famiglia olfattiva signorile, elegante, molto spesso un po' vecchiotta. Non è il caso di Starry Night, che invece, pum, mette subito questa nota di mela che va a dare un guizzo a una fragranza trionfale come può essere un profumo Chypre. Bergamotto in testa, in questo caso anche nota di limone, ho dietro le descrizioni quando mi vedete guardare, e patchouli, rosa e gelsomino insieme a un fondo di muschio bianco e ambra. Quindi Starry Night piace anche a una ragazza più giovane. Questa secondo me è sempre la difficoltà della famiglia Chypre. A volte in profumeria faccio proprio fatica e mi dispiace, perché mi piacerebbe invece riuscire di più a vendere a ragazze giovani i profumi Chypre, perché sono eleganti. Quando proprio sei signora, sei femmina, però, come dire, la difficoltà è trovare un profumo che non ti faccia sapere di vecchia signora. Questo è, ma invece Starry Night può essere una di queste idee. Quindi se vi piace il profumo fiorito, elegante, importante, ma portabile, Starry Night. Persistenza medio-alta, quindi potreste essere felici. Ultimo profumo, ho preso un incenso, anche Montale un suo incenso. Vi dico, secondo me, sapete che io sono iper fan degli incensi, questo incenso è interessante, è persistente, pecca solamente un pochino di particolarità, nel senso che è proprio incenso. E vabbè, ha dentro note di elemi, ha dentro legno di cedro, ha dentro incenso di Somalia, labdano, che è un'altra resina, patchouli, e bah, potreste essere molto felici, più che altro di usare un incenso. Già secondo me, quando entrate nel mondo dell'incenso, se non avete più idee magari di altre fragranze, o volete una fragranza che comunque sia un pochino irriverente, giù di incenso e sarete molto felici. Ho lasciato fuori veramente tantissimi profumi, perché Montale ne ha tantissimi, ma come vi dicevo ho preferito proprio andare per area olfattiva, andarvi a dare qualche spunto. Vi ho citato delle altre fragranze assolutamente perché
In questo modo potete orientarvi perché le avete magari utilizzate, quindi potete andare direttamente voi nei negozi dove sapete si vende Montale e dire ok, vorrei questo, 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 magari provate, segnatevi quello che vi ho detto, in questo modo potete riuscire a immergervi in questo mondo, se no potrebbe al contrario anche spaventarvi perché veramente arrivate davanti a tantissime fragranze e dite oddio, e mo' come faccio, che dopo magari 4-5 inizia a non sentirne di più. Questo video io spero che vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile e assolutamente lasciatemi un commento sotto dopo il pollice alzato, la sottoscrizione al canale se vi è piaciuto, la campanellina, Facebook, internet, internet, ma come internet? Facebook, Twitter e Instagram, aiuto, non me le ricordo più, mi flashano sempre questi video dei top 10, ma perché vanno tanto questi video con le top 10? Io veramente non ne capisco. No, lo capisco, sono facili, sono utili, quindi ciao, alla prossima!